Boker Tov a tutte, giovedì, Yom HaMishi, 10 Nissan, vigilia dell'11 di Nissan, compleanno del Rebbe di Lubavitch, Melech HaMashiach, 18 aprile, Chai, a proposito. E, dunque, poi noi ci rivedremo stasera, Bezrat Hashem, per approfondire il tutto. Intanto, a Yom Yom di oggi, ci parla della campagna per diffondere tutto quello che concerne la mitzvah base della Torah, che è la mitzvah della Tarat HaMishpachah, della purità nei rapporti coniugali. E dunque, a proposito di questa campagna, dice Rebbe, ognuno nella propria comunità, bisogna riflettere su due cose, o diciamo una cosa essenziale, diciamo. E dice così: immaginiamo che Hashem volesse darci la possibilità di salvare un'intera comunità dall'estinzione di una voglia, e ovviamente quando lo leggevo stamattina non potevo non pensare a quelli che hanno rischiato la vita o addirittura dato la vita il 7 ottobre, quando hanno solo sentito quello che stava succedendo e senza riflettere due volte su hanno preso l'arma che avevano a disposizione e si sono fiondati per salvare questi kibbutzim da questo attacco. Allora, appunto, come dicerebbe, immaginiamo che Hashem volesse darci la possibilità di salvare un'intera comunità dall'estinzione di una voglia, e a quel punto si sarebbe certamente disposti a rischiare la vita pur di riuscire a salvarli. E si dovrebbe ringraziare l'Odar Hashem per averci dato l'opportunità di avere questo enorme merito. Lo stesso, ecco perché l'esempio, vale e in misura addirittura maggiore per quanto riguarda la diffusione della mitzvah di Tarat HaMishpachah, della purezza familiare. Dunque si tratta di uno sforzo che salva letteralmente parecchie vite, spiritualmente parlando, e perché in misura maggiore? Perché quando uno salva dalla morte fisica, che comunque un giorno, essendo umani, sopraggiunge. Ma quando si parla di Tarat HaMishpachah, è la mitzvah grazie alla quale i figli vengono al mondo con purezza, e dunque la Neshama scende in questo mondo con purezza, e dunque si tratta di Neshama, si tratta dell'anima che, come tutte ben sappiamo, è eterna. E dunque mettere l'accento sul lato eterno della nostra persona, che è la Neshama, e attraverso questa enorme mitzvah. Detto ciò, tutte a pagina 479, quinta chiamata, quinto giorno della settimana, Yom HaMishi, e oggi concludiamo quello che riguarda la Tzaraat e partiremo a altri tipi di impurità, a partire dal flusso di secrezione di un maschio che vedremo oggi. Domani poi si parlerà invece dell'impurità della mestruazione, delle perdite di una donna, e così concluderemo la parasha. Allora, partiamo dunque da Passuk 54, capitolo 14, 14 Yud Daled, 54 Nun Daled, così poi dovremo fare una lezione sulla gematria, così vi partite anche voi subito, a fare in automatico. Allora, questa è la legge di ogni tipo di macchia che abbiamo visto fino adesso, per la Zara, per la Nete, la tigna, anche per quanto riguarda la tzaraat dell'abito o della casa, per la chiazza, dunque se'et, per la decolorazione, sapachat, e per la macchia lucida, ossia la baheret, per determinare appunto in quale momento viene dichiarato che la casa è impura e in quale momento è pura. Dunque questa è la legge della tzaraat. Leggiamola insieme, pagina 478, Perek Yudalet, Pasuk Nundalet, 1454. Zot HaTorah lechol nega hatzarat velanatek, ul tzarat habeged velabayit, velase'et, velasapachat, velabaheret, lehorot biyom hatameh uviyom hataor. Zot HaTorah hatzarat. E adesso arriviamo al quindicesimo capitolo, dove ci inoltriamo in un altro tipo di impurità, e nel preciso flusso di secrezione di un maschio. Hashem parlò a Moshe e Aaron dicendo: parlate in Israele e dite loro. Dunque abbiamo sempre Hashem che si riferisce a Mosè, a volte anche a Aaron, e che a loro volta devono riferire al popolo.
che cosa? Che ogni uomo che abbia una perdita di secrezione, e precisamente dagli organi genitali del corpo, il suo corpo, questa secrezione è impura. Dunque, ah, ecco, ciao carissima, Rohabba A, sei arrivata, ecco, all'inizio del 15° capitolo. Allora, dunque, ogni uomo, come abbiamo detto, che presenti un flusso letteralmente dalla sua carne, flusso impuro. Allora, Rashi dice, si potrebbe pensare che se presenta un flusso da ogni parte del corpo, tipo bocca, naso, è impuro. Ecco perché Passù precisa dalla sua carne e non da ogni parte della sua carne, come è riportato in Masechet Nidah 43a. Dunque, al termine dalla sua carne viene attribuito un significato limitativo rispetto al sostantivo carne. Adesso, ogni volta che nella Torah, dunque nel Passuk, viene operata una distinzione tra una parte della carne e un'altra, dice Rashi, ho il diritto di dirimere la cosa nel modo seguente. Allora, la Torah dichiara impuro un uomo o una donna che presentano un flusso, come la donna vedremo più avanti. Per quanto riguarda una donna, diviene impura a motivo di un flusso che esce da un luogo dove contrae tanto un'impurità più leggera, come quella della nidà, che un'impurità più grave, che è lo stato di zivà. Allora, poi, tutte le prescrizioni relative alla nidà, la donna appunto impura durante il ciclo mestruale, questa è la nidà, che poi vedremo, come ho detto più avanti, le psukim 19-24. Nel caso di una zavà, è una donna che continua ad avere un flusso di sangue dopo il ciclo. Dunque, la Torah prevede norme più severe per quanto appunto riguarda la zivà, applicando ad essa quanto è proprio di chi è in stato di zivà, cioè di flusso continuo. Lo stesso dice Rashi vale anche per l'uomo che diviene impuro a motivo di un flusso che esce da un luogo dove contrae tanto un'impurità più leggera, cioè quella che deriva da una polluzione, che un'impurità più grave, che è quello dello stato di zivà, che Esov, si va dalla donna, Esov dell'uomo. E tu lo vediamo nel Sifra, e le norme per l'uomo che ha avuto una polluzione poi sono molto meno severe rispetto a quelle riguardanti a chi si trova in stato di Siva. Dunque c'è una, vediamo una netta differenza. Dunque, cos'è che il flusso, abbiamo detto, è impuro? Cosa insegna la Torah? Che alla goccia del flusso, riguarda, pardon, la goccia del flusso che trasmette l'impurità. E questo tutto poi viene sviluppato nel Talmud Masechet Nidah 55a, del Talmud Bavli, nel Sifra. E dunque, il flusso in questione è simile ad acqua che esce da una pasta d'orzo, così viene definita da Rashi, ed è diluita, che assomiglia al bianco di un nuovo guasto. L'emissione seminale, dico, invece, è vischiosa come il bianco di un uomo che non è guasto. Sempre in Talmud Masechet Nidah, ma stavolta pagina 35b, definisce l'uovo guasto, secondo Rashi, quello che non può essere fecondato. E, ok, e passiamo al Passuk 3. Dunque, riprendiamo i due primi psukim del capitolo 15, rivediamoli adesso dopo che abbiamo riportato la spiegazione di Rashi. Vai da Ber Adonai Moshe ve'Aaron lemor, dabru el bnei Israel va'amartem alehem. Ish ish, ki yezav mi besaro, zovo tame hu. Dunque, zav al maschile, zavah al femminile, che vedremo dopo. Pasuk 3. Questa sarà la legge dell'impurità quanto a una perdita di secrezione, sia che l'impurità sia dovuta al flusso della propria perdita dal proprio corpo, oppure al fatto che l'orificio del corpo sia stato ostruito dalla condensazione della sua perdita. Vesoti etum atto besovo, rar besarò, et zovò, o ehtim besarò mi zovò, tumatohi. Ogni tipo di usuale giaciglio sul quale si sdrai la persona che ha questo flusso di secrezione diventerà impuro. Non solo ogni giaciglio, ma anche ogni oggetto su cui
usi sedersi, diventerà impuro. 4. Dalet, con la mishkava sherishkava lava zav itma, con la kelia sherishkava lava itma. Adesso un uomo che tocca il giaciglio dovrà lavarsi gli abiti e si dovrà immergere nell'acqua rituale. Rimarrà comunque impuro fino a sera. Visha sherigga v'mishkavu, yechabes begadav erachatz v'amayim, v'tame adar. Poi, chi sieda su un oggetto sul quale usa sedersi, che è un flusso di secrezione, anche se non tocca direttamente la persona, anche in quel caso dovrà lavarsi gli abiti e immergersi in acqua rituale. E anche lì rimarrà impuro fino a sera. 6. Vav, ve'ayosheva la kli asher yosheva la vazav, yechabes begadav verachatz pamaim vetame adare. Chi tocca la carne di una persona che ha un flusso di secrezione, anche qui dovrà lavarsi gli abiti e si dovrà immergere in acqua rituale. E anche qui rimarrà impuro fino a sera. 7. Zain, venoghe bifsara zav, yechabes begadav, erachatz pamaim betamei adar. Adesso, se colui che ha un flusso di secrezione sputa su una persona pura, la persona pura dovrà lavare i propri abiti, immergersi in acqua rituale e rimarrà comunque impura fino a sera. 8. Chet, vechi yarok hazav batahor, vechi bezbe gadav, verachatz pamaim, vetame adar. Ogni sella su cui cavalca chi ha un flusso di secrezione, anche lei diventa impura. Tet, vechol amerkav asher irkav alav hazavta, itma. 10. Yud. Chiunque tocchi qualsiasi sedile nel momento in cui si trovava sotto colui che ha un flusso di secrezione sarà impuro fino a sera, mentre chiunque solleva una qualsiasi di quelle cose contaminate da una persona con flusso dovrà lavare i propri abiti, immergersi in acqua rituale e rimanere impuro fino a sera. Yud. 10. Vechol hanogea vechol asher yetachtav itma adar. והנושא אותם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא הדר. אונדיצ'י יא. הכיונקו סי אבנוטו די טוקארי, כי אין פלוסו די סקרציוני, סנצה ככלו סי סי פרימה נבטו למאני נלאקווה, אי אביה פטו למרסונה ריטואלי, דוברה למרסי ליאביטי אי מרג'רסי נקווה ריטואלי, אי רימרה אין פורו פינסירה. אונדיצ'י דלה, וכל אשר יגבו עזב ידיו לא שטף במים וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא הדר. Adesso arriviamo ai recipienti. Un recipiente di terracotta, perché poi dipende anche il materiale. Un recipiente di terracotta toccato all'interno o spostato sempre da chi ha una perdita di secrezione, dovrà, nel caso della terracotta, essere rotto. Mentre ogni recipiente di legno dovrà essere sciacquato in acqua rituale. Ci ricorda un po' anche adesso che siamo alla vigilia di Pesach, cosa è cascerizzabile, cosa non è cascerizzabile per Pesach. Dunque, quale materiale? Dunque, 12. Vechli cheres asher gabo azav ishaver. Vechol kli etz ishatef b'mayim. Adesso, quando chi ha un flusso di secrezione guarisce, dunque cessa dal suo flusso, per diventare puro, qual è l'iter della purificazione? La Torah ce lo spiega. Deve contare 7 giorni, e di nuovo il 7, consecutivi, senza perdite. Dunque, per 7 giorni, in questi 7 giorni non deve avere nessun tipo di perdita. E dopo la sua guarigione, ovviamente, e dovrà lavarsi poi i propri abiti, immergersi in acqua sorgiva, e solo dopo sarà puro. 13. Yud Gimel, vechit har hazav mizofo, e safar lo shivat yamim le tahorato, e chibes begadav erachatz besaro b'maim, b'maim chen b'ter. E questo ci riporta quello che vedremo poi all'impurità della donna, che dopo minimo 5 giorni del ciclo deve aspettare 7 giorni, nel quale non ha nessun tipo di perdita, e solo dopo si immergerà nel mikve e sarà pura per ricongiungersi fisicamente col marito.
14, no, allora, ok, sì. Uvaiò, l'ottavo giorno prenderà due tortere o due giovani colombe, si presenterà davanti a Shem, ossia all'ingresso della porta del convegno, e darà queste due tortere o due giovani tortore o due giovani colombe al Coen. Poi, sempre Coen, farà l'offerta di essi, cioè una tortora o una giovane colomba per il sacrificio di Cattà e una tortora o una giovane colomba per il sacrificio di Iola. Il Coen farà così espiazione per il fosso di secrezione di quest'uomo davanti ad Hashem. 14:15 Udgal et Edvah uvayom hashmini ikachlo shtetorim o shne bnei yonah uva lifnei Adonai el petach ohel moed unetanam el hakohen ועשה אותם הכהן אחד חטאת ואחד עולה. כיפר עליו הכהן לפני אדוני מזובו. E tutte le categorie dei corbanot, delle corbanot, vi ricordate, eravamo viste che cos'è l'olà. L'olà è quel sacrificio che va tutto sale per Hashem. Shlamim invece una parte di coloro, di chi offre una parte al Cohen, una parte ad Hashem. Si divide in tre dalla parola shalom. Poi abbiamo il chattat, appunto, per questi peccati involontari. Allora bisogna portare il chattat, poi c'è l'asham. Dunque, sono nomi delle categorie delle korbanot. Korbanot sono offerte, di solito, appunto, sono offerte di animali. Per ogni categoria c'è tot animale che bisogna portare, e con la mincha, che è un'offerta aggiuntiva, appunto di questa libagione, dell'olio d'oliva, della farina e via dicendo. Detto ciò, passiamo al Tania. Aspettate che troviamo il Tania, eccolo qua, nella fila Baruch Hashem di libri. Allora, c'è chi oggi legge tutto dal computer, io sono ancora ho bisogno della carta. Allora, allora volevo però un attimino, prima di leggere con voi, di spiegare Tania in italiano, poi leggerlo, volevo sì leggervi la Yom Yom. Come vedete, spesso lo leggo dopo, anche perché all'inizio, i primi minuti, non sempre tutte riescono a collegarsi, e allora così adesso siete, anche chi non ha sentito prima in italiano, almeno lo sente, lo legge con me in ebraico. Pagina 83, 10 di Nissan, Yud Nissan. Dunque, chi ce l'ha a portata di mano, mi raccomando, chi ha la possibilità di leggere con me. Bidvar ha'amula be'inyan taharat ha'mishpacha b'mushavo itbonen b'ze ilu yitzuyar asher Hashem hinah liyado lehatzil moshav yudim kidyon rachmana mitzlan hine betach haya moser nafsho al ze v'haya mehallel u'meshabeach et Hashem itbarach al godel ha'chesed bizchuto וזעקותו, פרדון, בזכות גדול כזה. כן, ויותר מכן, היא תעמולה זו שהיא הצלת נפשות ממש. צ'או קריסימה! Allora, sei arrivata a sentire la Yom Yom, dove si è parlato appunto dell'importanza della Tarata Mishpacha, che se per salvare una città dallo sterminio di non voglia non si esiterebbe di rischiare la propria vita per salvarla, tanto di più per quanto riguarda la mitzvah di Tarat HaMishpacha, che è quella che crea il popolo ebraico e fa sì che le anime di ogni ebreo che viene al mondo, l'anima venga in modo puro e sacro, e dunque, essendo collegato all'anima, dunque all'infinito, ha addirittura maggiore importanza. E passiamo al 41esimo capitolo del Tanya, oggi 10 di Nissan, appunto, e dove il Balatanya parte spiegandoci che bisogna tenere sempre presente, tuttavia, da cosa ha inizio questo servizio di Hashem divino e qual è la sua radice, la sua essenza. Dunque,
Noi abbiamo parlato, vi ricordate, in questi giorni di timore, di amore, come le ali di un uccello, eccetera. Allora, questo allora, significa che pur essendo il timore, a proposito appunto di timore, la radice di quello che è definito surmerà, perché c'è il concetto di surmerà e il concetto di assetò, dunque di allontanarsi dal male e fare il bene. Quando si parla di allontanarsi dal male, di allontanarsi da tutto quello che è negativo, viene dunque aggregato, diciamo, al concetto di timore. Dunque, timore surmerà, allontanarsi dal male. Amore assetò, fare bene. Ma non è sufficiente, dice il Balattani, a ridestare il solo amore del bene, ma bisogna, perlomeno, cominciare a suscitare in primis il timore innato che tutti abbiamo, che è latente appunto in ogni ebreo. Dunque, di non ribellarsi al re dei re, sommo re dei re, Akadosh Baruch Hu. Come detto, e l'abbiamo visto al capitolo 4 e alla fine del capitolo 19 e capitolo 38, e questo di modo che questo timore divenga manifesto nel cuore della persona o perlomeno nella sua mente. Si, cosa significa? Che il pensiero deve almeno perlomeno riflettere sulla grandezza di Ein Sof, sulla sua maestà che regna su tutti i mondi, tanto sui superiori, tanto sui mondi superiori che sui mondi inferiori, che Hashem riempie tutti i mondi, avvolge tutti i mondi, come è scritto in Irmia 23-24, non riempio io il cielo e la terra? Domanda retorica. Ovviamente sì. E tuttavia, dice il Balatania, Hashem lascia da parte mondi superiori e inferiori e fonda il suo regno unicamente sul suo popolo di Israele in generale e sul singolo individuo in particolare. Come riportato nel Talmud, Trattato di Sanedrin, capitolo 4 e nella Mishnah 5. E dunque, per me fu creato il mondo, è scritto. Bishvili nivraolam. Ecco un attimo che c'è. Bruchabà, carissima. Non possiamo fare a meno di te. Poi ogni volta che comincio con Tania ti penso sempre. Ciao, caro. Dunque, il ricambio, l'uomo accetta sopra di sé il regno di Hashem, che Hashem sia il suo re e che l'uomo lo serva e faccia la sua volontà in ogni sorta di umile lavoro. Ricapitoliamo per la nostra carissima Rivka. Allora, l'essenza e la radice di questo servizio divino, abbiamo, come abbiamo detto, i due concetti: timore, amore. Timore è allontanarsi dal male, amore è fare del bene, però bisogna assolutamente come base suscitare, risvegliare questo amore innato che si trova in non ebreo per appunto non ribellarsi a Kadosh Baruch Hu e far sì che questo timore si manifesti nel cuore o perlomeno nella mente. E come, riflettendo appunto sulla grandezza infinita di Kadosh Baruch Hu, sulla sua maestà, come regna su tutti i mondi, superiori, inferiori, riempie i mondi, avvolge i mondi e dopo tutta questa riflessione, wow, no? Per dire, oddio, veramente Hashem, come sei infinito, immenso, che intellettualmente e umanamente, noi umani limitati, è molto difficile anche poter capire questi concetti. E comunque, malgrado la sua maestosità, il suo essere infinito, eccetera, Hashem abbandona tutto, i mondi superiori e inferiori, e fonda il suo regno unicamente nel popolo di Israele in genere e su ogni individuo in particolare, e in ricambio noi, Bnei Israele in particolare, accettiamo il gioco, quello che viene definito il gioco del regno divino. Voilà, così non ti sei persa il Tanya di oggi. Vediamolo sul testo, tutte insieme, parola per parola, cercate di leggere con me. O perlomeno seguirmi, pagina Nun Vav 111,
capito, mem alef, dunque perek mem alef, bera. Bera, sarech liot le zikaron tamid, reshit ha'avodah ve'ikara ve'shorsha, ve'hu. Ki av she'ir ha'hishoresh lesur mera, ve'avale ve'aseto. Afal pichen, lo dai le'orer ha'avale vadale ve'aseto, lefachot sarech le'orer tchila, ha'ir ha'tivit, ha'mesuteret belev kol Yisrael. Shelo limrod, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כנזכר לעיל, שתהא בהתגלות ליבו ומוחו על כל פנים, דהיינו, להתבונן במחשבתו על כל פנים, גדולת אינסוף ברוך הוא ומלכותו, אשר היא מלכות כל עולמים, עליונים ותחתונים, והיא וממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין, וכמו שכתוב, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. ומניח העליונים ותחתונים, ומייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל, ועליו בפרט, כי חייב אדם לומר בשבילי נברא עולם. והוא גם, הוא מקבל עליו מלכותו, להיות מלך עליו, ולעובדו ולעשות רצונו בכל מיני עבודת אבן. חזק וברוך. E siamo al Tehillim. Allora, Oggi per il non è... Tehillim abbiamo 10 di Nisan e si va dal Perek 55 a 59 completo. Allora, abbiamo l'addetta ai Tehillim che ci dice quali sono i Tehillim, ma oggi abbiamo anche una bellissima sorpresa. Oggi Miriam Simcha ci delizierà con la sua voce, con la sua lettura Benissimo. e dunque... E sentiremo da Miriam Simcha in italiano e da me in ebraico e tutte cerchiamo di leggere insieme. Dunque, let's go. 55. La composizione di questo salmo trae origine dalla fuga di David HaMelech da Yerushalayim, appunto a causa delle calunnie e del tradimento di Achitofel, amico più caro e stimato che aveva. E infatti nel verso finale David implora Hashem di punirlo così che le future generazioni siano consapevoli della gravità di un tale comportamento, cioè tradimento proprio ad alti livelli. Vai, Miriam Simcha. Al direttore del coro, Suneginot, canto di David. Porgi orecchio, Dio, alla mia preghiera. La Mnatzeach Bintinot, ma facciamo uno uno, Miriam. Miriam, facciamo uno uno, come ci aveva chiesto a suo tempo René. Grazie. La Mnatzeach Bintinot, maschil le Porgi orecchio, Dio, alla mia preghiera e non essere indifferente alla mia supplica. Asina Elohim tefilati, ve'alti alam bitchinati. Prestami ascolto e rispondimi. Nel mio dolore piango e gemo. הקשיבה לי וענני, אריד בשיחי ואימא. Mi raccomando, pensate tutte mentre leggiamo con tanta cavanà, concentrazione e coinvolgimento intellettivo emotivo a tutti gli ostaggi e a tutti coloro che stanno soffrendo, chi ostaggi, chi in malattia, chi ognuno nei suoi problemi e che Hashem appunto ascolti e rispondi nelle nostre tefillot. E in questo caso parliamo del nemico, dunque degli ostaggi in particolare. Vai, quattro. Per il grido del nemico, per l'oppressione del malvagio, poiché essi mi accusano di malvagità e mi odiano con furore. Quanto attuale, vedete, ragazzi? Nicol Oyev, mi penne a catrascià. Chi yamitu alai aven uve af istemuni. Il mio cuore trema dentro di me. E timore della morte mi assale. Libi yachil bekirbi ve eimot mavet nafelu alai. Terrore e spavento mi prendono,
E il panico mi colpisce. Pensate a ogni ostaggio, come vive questi psukim, purtroppo. Ir avarra ad yavovi vatehasseni palazzut. E dico, oh, se qualcuno mi desse ali come una colomba, volerei via e mi riposerei. Va Omar, mi itenli ever kayona a ufa veeshkona. Ecco, me ne andrei molto lontano e pernotterei nel deserto, Sela. Hine, harchik nedod alin pamidbar sela. Troverei presto salvezza dal vento impetuoso e dalla tempesta. Achisha miflat li, meruach soa misa. Allora, le ragazze che fanno parte del gruppo Damò lo sanno già, conoscono, perché io ogni mese o quasi ogni mese vi mando questa canzone e con Nosach Sefarad, una canzone che appunto prende le parole dal Salmo 55. Un attimo, mi sentite un attimo? Mi sentite adesso? No, mi è andata. Sì, se adesso mi sentite, ok. Allora, volevo dire. Ok, no, no. Allora, stavo appunto spiegando per quelle nuove relativamente. Allora, noi ogni mese, cioè cerco di mandare sul gruppo, adesso vi mando anche a Miriam, e questa bellissima canzone, molto ritmata, Sefarad, che è la canzone basata sul Passuk 7 del capitolo 55 del Tehillim. Dunque, vi deve essere, normalmente vi è arrivata adesso, e dunque ve l'ho rimandata, e vediamola un minuto insieme, cantiamola insieme, anche perché veramente abbiamo letto con molto coinvolgimento e molta forza, e c'è anche la parte un po' più, ecco, vedete? Allora, tutti insieme l'avete ricevuto sia nel gruppo che in privato, e entrate nel link e tutte insieme la sentiamo. Un attimo che alzo anche il volume. Ecco la colomba con le ali, Aufa Eshkona. Guardate le parole. Dopo sentite il resto. Allora abbiamo, non vedete, non è cioè abbiamo Aufa Eshkona e Verchika Nedod invece di Hine Harchik Nedod e Bamidbar Alina invece di Alin Bamidbar Veula Emzador. Ok, però ritroviamo appunto questo concetti, questi di questa colomba di magari appunto qualcuno mi potesse dotare di ali come la colomba e spiccherei in volo, troverei altrove una dimora sicura e mi allontanerei vagando, dimorerei nel deserto per sempre. E vai in Erchit Nedod, Alimba Midbar Sela,
Achisha Miflatli Meruach So'a Misa'ar, dunque il 9, vai 10 Miriam, Simcha. Distruggi, o Signore, e confondi la loro lingua, perché ho visto violenza e contesa nella città. Balla Adonai Palag Leshonam Kiraiti Hamas Verifair. Allora, letteralmente ho visto il Hamas e la contesa nella città, cioè proprio quello che stiamo vivendo adesso. Esse accerchiano giorno e notte le sue mura. Frode e menzogna si trovano al suo interno. Yomam valaila yesovevua al homutea ve'aven ve'aman bekirba. La fraudolenza è al suo interno. La frode e l'inganno non si allontanano dalle sue vie. Havo bekirba velo yamish merechova toch umirma. Perché non è un nemico offendermi, poiché l'avrei potuto tollerare. Non è uno che mi odia a fare lo spavaldo, a cui potrei sottrarmi. Chi lo oiev yecharefeni ve'essa lo messan'i ala yigdil ve'essa termimenu. Ma sei tu, pari a me, mio insegnante, mio amico. Ve'atta enosh che'erchi alufi umeyudai. Insieme abbiamo preso dolci decisioni e andavamo in compagnia alla casa di Dio. Asher yachdav nam tiksov, bevet Elohim ne'alech berach. Piombi la morte contro di loro. Fa che scendano vivi nella tomba, poiché nutrono perfidi sentimenti nella loro casa e nel loro cuore. Yashi mavet aleimu, yereduche ol chaim kiraot. Bimguram Bekirba. Io intanto invoco Dio. Hashem mi salverà. Ani El Elohim Ekra Vadonayosh. Sera, mattina e mezzogiorno io pregherò e piangerò, ed egli ascolterà la mia voce. Erev Vavoker Vezahorayim Assicha ve eheme va ishmakol. E qui arriviamo al Passuk 19, da Passuk 19 a Passuk 24 incluso, che sono gli ultimi sukkim del capitolo 55. Abbiamo un nigun molto forte, molto conosciuto del Rebbe, che adesso prima lo leggiamo insieme con Miriam che ci legge la traduzione, che ci delizia con la sua lettura, e poi lo canteremo insieme, ve l'ho anche mandato, e canteremo tutti insieme. Vai. Egli riscatterà la mia anima pacificamente dopo le battaglie che hanno intrapreso contro di me, perché erano molti i miei avversari. Padà. Veshalom nafshi, mikke rov li, ki verabim hayumadi. Possa Dio, colui che risiede in eterno, Sela, ascoltare e umiliare coloro nei quali non ci sono mutamenti e che non temono Dio. Ishmael veyanem, veyoshev kedem sela, asher ein chalifot l'amo velo yare u Elohim. Il nemico tende le mani contro chi è in pace con lui, violando il patto d'amicizia. Ah, shalach yadav bishlomav chilel bento. Più morbide del burro erano le parole della sua bocca, ma il suo cuore si preparava alla guerra. Le sue parole erano più tenere dell'olio,
ma in realtà erano lame sguainate. Halekuma hama otpiv ukravlibo, raku devaravni shemen, tehem fetichot. Affida ad Hashem la tua sorte, ed egli ti sosterrà e non consentirà mai che il giusto inciampi. Hashlech al Adonai Yehavecha, vehu Yechalkelecha, lo itten leolam mot la tzaddik. E tu, Hashem, falli scendere nel pozzo della distruzione. Gli uomini sanguinari e fallaci non giungano alla metà dei loro giorni. Io confiderò in te. Ve'atta Elohim. Toridem liv er shachat, anshe damim u mirma lo yechetsu yemehem, va'ani evtach bach. Allora, attivatelo tutti insieme adesso. Pronti, partenza. Via. Un attimo. Cantiamo stasera, parliamo di arrete. Cantiamo tutti insieme. Che vi ho fatto sentire adesso è una registrazione dove vedete appunto che tutti cantano e Rebbe canta con loro. E adesso però non so quant'è, cioè quanto riuscite a sentire bene. E allora, ovviamente di questo Nigun ci sono tantissimi cantanti, Chabad e non, che poi hanno registrato questo Pada Beshalom Nafshi. E dunque, prima volevo farvelo vedere appunto nell'originale con Rebbe come lo canta, e adesso invece ve lo mando una delle tante versioni che appunto, come vi ho detto, ci sono a proposito del Padabe Shalom. Dunque, adesso conosciamo un'altra versione anche. Potete attivarla con me, che ce l'avete portata un attimo. ותאר שלחצת תורה ויחד, Ok. ימסרו ומתפלל יחד. Ok, allora, ושלום, questa, בגלל הפצת allora תורה ויהדות, qui c'è tutta la רק בזכות תפילת spiegazione הרבים, prima אנחנו e נבטל את poi הכל. parte con la canzone a un minuto, ecco. אשר אין חליף או איזלבוי
Poi riprende, vabbè, questo dura di più perché c'è anche la storia, però c'è la storia con poi la canzone. Comunque, tantissime versioni, come vi ho detto, oggi ne abbiamo fatto un assaggio di due, di questo bellissimo Nigun basato su questi psukim, come ci ha ben letto anche Miriam Simcha, e che Hashem veramente ascolti tutte le tfilot di tutti noi e possa portare la redenzione ultima personale e a tutto il popolo di Israele e a ogni ostaggio, amen, che ne razzò. Salmo 56. David compose questo salmo quando la sua vita era minacciata da Ishbi, che era fratello di Goliath, che, come ben sapete, David Amalek aveva miracolosamente ucciso con delle piccole pietre che aveva lanciato sulla fronte di Goliath. Dunque, nella sua condizione appunto di fuggiasco, David Amalek provò personalmente la futura tragedia del suo popolo, destinato a vagare da un paese all'altro come nazione perseguitata. Alla fine, David Amalek fu tratto in salvo da Hashem, così come avverrà molto presto per tutto Israele nell'era messianica, per tutti coloro che ci sostengono, come mi piace sottolineare. E dunque siamo a capitolo 56, ossia Nun Vav. Ci sei, Simcha? Oggi sì, ne approfittiamo. Al direttore del coro, sul motivo della colomba silenziosa e lontana, Michtan di David, quando i Filistei lo presero a Gat. L'amnatzer al Yonat Elem Rechokim le David Michtam Bechozoto Felishtim Begat. Abbi pietà di me, o Dio, perché qualcuno mi insidia e le battaglie mi opprimono tutto il giorno. Honneni Elohim, kishe afani enosh, kolayom lochem il chatzein. Tutto il giorno i miei nemici mi insidiano e sono molti quelli che mi combattono. Hashem eccelso. Sha'afu shorerai kolayom ki rabbim lochamim nimarom. Il giorno in cui la paura mi assalirà, mi affiderò a te. Yom ira ani elecha eftach. Esalto la parola di Hashem. Hashem in cui ho avuto fiducia. Non ho paura. Che cosa potrebbe mai farmi una creatura umana? Be Elohim ahallel devarò. Be Elohim batachti lo ira. Mai asse basari. Tutto il giorno rendono tristi le mie parole. Contro di me sono rivolti tutti i loro pensieri maligni. Kolayom devarai atzev. Alai kol machshevotam lara. Congiurano, mi insidiano, spiano i miei passi, sperando di attentare alla mia persona. Yaguru itzpon hema hakevai shmoru kaasher kivunafshi. Trovano scampo pur facendo azioni inique. Con la tua ira umilia i popoli, Hashem. Al aven palet lam be'af amim hored Elohim. Tu conosci bene le mie peregrinazioni. Metti le mie lacrime nel tuo otre. Non le registri forse nel tuo libro? Nodi safarta ata simadim ati venodeha hallo besifrateha. Allora i miei nemici indietreggeranno nel giorno in cui ti invocherò.
So già che Hashem è dalla mia parte. Az yeshuvu oyevai achor beyom ekra ze yadati ki Elohim li. Ad Hashem canto lode, ad Hashem canto una lode. Be'Elohim ahallel davar, Badonai ahallel davar. In Hashem ho fiducia, non ho paura. Che cosa potrebbe farmi l'uomo? Be'Elohim batachti lo ira, ma yasse Adami. I miei voti, Hashem, mi impegnano. A te renderò i sacrifici di ringraziamento. Alai Elohim nedarecha ashalem todotlach. Poiché hai salvato la mia vita dalla morte e i miei piedi dall'inciampo, in modo che io possa camminare davanti ad Hashem nella luce della vita. Chi hitzalta nafshi min mavet, halor aglai mi dechi, lehitalech lifnei Elohim be'or hachaim. Vorrei anche dedicare, non l'ho detto prima, lo dico adesso, però l'ho pensato, la lezione alla Rifuah Shlema Mushlemit, in particolare di mia mamma Rachel Battaziza, Shtibria, Bechole Barea, Begidea, Begufa, Benafsha, Menken Irazzo. Ancora un salmo dove sentiamo la bellissima voce di Miriam e poi concludiamo direttamente in ebraico. Così fai Chazakah, tre salmi. Dunque, quando Shaul entra nella grotta dove si era nascosto David HaMelech, si trovò in una situazione drammatica nel dover scegliere se uccidere il suo acerrimo nemico, Shaul, che lo voleva morto a tutti i costi, o essere ucciso. David ringrazia di avergli risparmiato la vita senza aver dovuto uccidere Shaul. No, la famosa storia dove ha tagliato parte del manto di Shaul. Ok, vai al maestro del coro. Al maestro del coro, supplica che Hashem non distrugga, Michtan di David, composto quando si rifugiò nella grotta per fuggire da Shaul. L'amnazeach al tashchet le David michtam bevorcho mipnei Shaul bameara. Abbi pietà di me, o oh Dio, abbi pietà di me, poiché in te trova rifugio la mia anima, e io mi rifugio all'ombra delle tue ali, fino a che passi il momento della sventura. Chonneini Elohim, chonneini, chi Vecha chassaya nafshi, uvetzel kenafecha echse, ad yaavor havot. Io invoco l'Altissimo, Hashem esaudisce i miei desideri. Ekra le Elohim elyon, la el gomeralai. Manderà la sua benevolenza dal cielo e mi salverà, con disprezzo dei miei nemici, Sela. Hashem. Ishla, sì, vai, vai, sì, vai, 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 Nessun pardon. problema. Mi fa oggetto della sua bontà e della sua infallibile protezione. Ishlach mi shamayim veyoshien, cheref shoafi sela, ishlach Elohim chasdo va'amito. La mia persona si trova in mezzo ai leoni. Io giaccio tra le fiamme, tra uomini i cui denti sono lance e dardi, e la cui lingua è una spada aguzza. Questo proprio lo viviamo giorno per giorno, adesso come non mai. Questi denti simili a lance e frecce, dunque questa lingua che è una spada tagliente, che con delle calunnie, con delle diffamazioni su Israele, sul popolo di Israele, su, mamma mia. Nafshi betoch levaim. Eshkeva lohatim bnei Adam, shinehem chanit vechitzim, ulshonam cherev chadda. Innalzati sui cieli, Hashem, fa apparire la tua maestà su tutta la terra.
Ruma al Hashamayim Elohim al Kolaaretz Kevodecha. Hanno preparato una rete per le mie gambe, hanno piegato la mia persona, hanno scavato dinanzi a me una fossa, ma ci sono caduti dentro, Sela. Amen, presto. Reshet hechinu lifamai, kafaf nafshi, karu lefanai shicha, nafelu vetocha sela. Saldo il mio cuore, Hashem, saldo il mio cuore, perciò canterò e inneggerò. Nachon libi Elohim, nachon libi Ashira va'azamera. Svegliati, anima mia, risveglia il liuto e l'arpa, io voglio destare l'aurora. Ura chevudi, ura hannevel vechinor, aira shachar. Ti celebrerò fra i popoli, o Signore, inneggerò a te fra le nazioni. Odecha va'amim Adonai, azamera baleumim. Poiché la tua bontà arriva fino al cielo e la tua fedeltà fino al firmamento. Ki gadol ad shamayim chasdecha ve'ad shechakim amidecha. Innalzati sui cieli, Hashem. Fa apparire la tua maestà su tutta la terra. Ruma al shamayim Elohim al kol haaretz kevodecha. Chazak u'baruch, Miriam, grazie mille. Avrei concluso i tutti i sami con te, ma abbiamo limite di tempo, minimo, massimo, beh, minimo, ogni tanto anche un po' meno, ma di solito. Ok, grazie infinite. Concludiamo dunque gli ultimi salmi. 58, dove Davide HaMelech prega per la caduta e la distruzione appunto dei suoi nemici, in modo particolare di Avner, generale che incoraggiò Shaul a proseguire l'inseguimento contro di lui. L'Amnatzeach al Tashchet le David Mirta. Ha'unam elem, tzedek tedaberun, mesharim tishpetu bnei adam, af belev olot tif'alun, ba'aretz chamas yedechem tefalesun, zoru resha'im merachem, ta'um beten dovere chazav, chamat lamo kidmut, chamat nachash, Mofetten, Cheresh, Yaatem Ozno. Asher lo ishma lekol melachashim, Chover Chavarim Mechukam. Elohim, Haros Shineimu Befimu, Malteot Kefirim Netots Adonai. Imaasu Chemomai, Ithalechu Lamo, Idroch Chitzav. כמו התמולל, כמו שבלול חמס יהלוך, נפל אשת בל חזו שמש, בטרם יבינו סירותיכם, עתד כמו חי, כמו חרון, ישערנו, ישמח צדיק, כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע, ויאמר אדם, אך פרי לצדיק, Ach yesh Elohim shoftim ba'aretz. E concludiamo con l'ultimo salmo di oggi, il salmo 59, in un tetto dove David HaMelech ringrazia Hashem per averlo salvato da Shaul, che aveva inviato dei soldati a circondare la sua casa per ucciderlo. E grazie a sua moglie Michal, che vabbè, tutta la storia che aveva messo come questo, diciamo, pupazzo, chiamiamolo così, a forma di uomo, con una parrucca, con i capelli che sembravano i capelli di David Amelia, e così è riuscita a salvare il marito. Vi ricordo brevemente questi episodi della storia della vita di David, per i quali appunto David ringrazia Hashem, e fino ad oggi ognuno nel suo ringraziamo Kadosh Baruch Hu per tutti i miracoli che ha operato in passato e che opera minuto per minuto per tutto Israele. L'amnatzeach al tashchet le David michtam, bishloach Shaul vaishmeru et habayit lahamito. Hatzileni me'oivai Elohai, mimitkomemai tesageveni.
Hatzileni mi po ale ave ume anche da min boschei. Kihine, arevule nafshi, yaguru alai azim, lo fishi, ve lo chattati adonai. Beli avon jeruzum ve ikonan, ura li krati, ur e. Ve atta adonai Elohim Tsevaot, Elohei Israel, hakitza lifkod kol hagoim, al tachom, kol bogede aven, sel. Yashuvu laered, יהמו קקל ויסובבו עיר. הנה, יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם, כי מי שומע? ואתה, אדוני, תשחק לנו, תלעג לכל גוי, וזו אליך אשמורה, כי אלוהים משגבי. אלוהי חסדי יקדמם, אלוהים יראני ושוררי. אל תהרגם, פנשכחו עמי, הניאמו וחיליך והורידמו, מגיננו, אדוני. חטאת תימו, דבר שפתמו, וילכדו וגאונם, ומעלה ומכחש יספר, קלה וחמה, קלה ועינם, וידעו כי אלוהים מושל ביעקב, לאפסי הארץ סלע, וישובו לערב, יהמו הכלב ויסובבו עיר. המה יניעון לאכול, אם לא ישבעו וילין. ואני אשיר עוזך, וארנן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. Quanto a me, canterò la tua forza, gioirò della tua bontà fino all'aurora, perché tu, Hashem, sei stato un baluardo per me e un rifugio nel giorno della mia sofferenza. Tu, ultimo pasuk, sei il mio vigore, inneggerò a te, perché Hashem, tu sei il mio baluardo, Dio della mia grazia. Uzi elecha azamera, ki Elohim misgabi, Elohe chazbi. E come ogni giorno mettiamo tzedakah per tutti i caduti, per tutti i feriti, per tutti i malati, che Hashem vendichi la loro morte e porti briut e tana a rifut yamin a tutti coloro, a tutti i malati, a tutti gli ostaggi, a tutti i feriti. Amen che ne razzò, tutte insieme. Leilu nishmat kol hanerzachim al kiddush Hashem, ki nishmatam tzurua b'tzror ha'chaim yizichar baruch nishmatam b'gizem romim Hashem kom damam. Refua shlema umushlemet shel kol ha'cholim, shel kol ha'pzuim, shel kol ha'chayalim, shel kol ha'gvarim nashim v'taf, shel kol ha'chatufim shechzeru lebetam bri'im b'gufam ubenafsham. Amen ki ne razzon bekarov. רפואה שלמה ומושלמת לאמי רחל בת עזיזה, לרוזה בת תמר, לנחמה מיכלה בת דבורה, לנחמה דינה בת שרה, לחנה בת גניה ובעלה יהושע. בריאות הנפש, בריאות הגוף, לכל חולי עמך ישראל, אמן. גאולה פרטית, גאולה כללית, לזכות אוניונה פרסאי פרופיקרי, לזכות. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. דטו צ'ו, אפונטו לסלמו דה רבה, 122, פה את סלמו דה למוליה, לרבנית, 124 e tutte insieme ascolta Rabbi Melech HaMashiach yagen alai v'al kol ohavai v'al kol amo Yisrael v'al kol ohavei v'tomchei Yisrael shir ha-ma'alot li David samachti be'omrim li bet Adonai nelech omdot ayu ragleinu bishar ayich Yerushalayim Yerushalayim abuya כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים, שבטיה, עדות לישראל, להודות לשם אדוני, כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, נשליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, למען אחי ורעי ידברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך.
סחוטה רבנית הצדקנית הגנה עליי ועל כל אוהביי ועל כל עמו ישראל ועל כל אוהבי ותומכי ישראל, 124, קכ"ד, שיר המעלות ודבר. לולי אדוני שהיה לנו, יומן ישראל. לולי אדוני שהיה לנו, בקום עלינו אדם. אזי חיים בלעונו בחרות הפמבה, אזי המים שטפונו נחלה עברה נפשי. אזי עבר על נפשנו המים הזידונים. ברוך אדוני שלא נתננו טרף לשיניהם. נפשנו כציפור נמלטה מפח יבשים. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. Allora, nel Salmo 124, passo 7, è scritto, dunque, abbiamo appena detto, la nostra anima come un uccello è scampata al laccio dei cacciatori. Abbiamo visto questo uccello nel Tania questi giorni, con le ali che sono il timore e l'amore. Abbiamo visto oggi nel Salmo 55, magari avessi le ali per poter volare, e che Hashem veramente ci dia a tutti e a tutte le ali per volare via da questo esilio ultimo e innalzarci e spiritualmente, moralmente, per poter ricevere Rebbe Melech HaMashiach, Amen, che ne era zon molto presto. Vi Amen, auguro una meravigliosa giornata, grazie. buoni preparativi per Pesach. E Shabbat Shalom, vi aspetto stasera ovviamente.